questo nuovo video. Sto filmando questo video per la seconda volta perché la mia camera non aveva registrato nulla. Che bello, perfetto. Ho perso la voce ed ero molto motivata nella prima versione di questo video, quindi spero di riuscire a mettere la stessa enfasi per ogni video. Ho perso l'enfasi, non è bello quando devi rifirmare il video. Bene, buongiorno. Siamo qua per fare un altro video tema Zero Waste e oggi facciamo un bellissimo video un po' che magari farà arrabbiare un po' di persone, non lo so. Dove parlerò delle compagnie che io non sostengo più. Quindi sì, parleremo di tutte quelle compagnie che ho boicottato. Per quanto la gente sia convinta che il boicottaggio non serva, dopo vi farò un esempio che è servito tantissimo. E no, invece no, il boicottaggio serve perché i consumatori hanno potere, più di quel che pensate. Quindi se non siete d'accordo con l'eticità, con le cose che una compagnia fa, non dovete più supportarla, perché altrimenti se non siete d'accordo con una certa compagnia ma la supportate lo stesso, state comunque dando loro i soldi, non vorrei dire. Ok, perfetto. Quindi il classico esempio da cui comincerò saranno le catene fast fashion. Perché c'è tanta gente che sa quello che succede con le catene fast fashion, cosa ci sia dietro e tutte le cose orribili che fanno. E dicono sempre, sì, lo so, però il vestitino vuoi fiori. No. Quindi io ho boicottato tutto ciò che riguarda il fast fashion, tutto, tuttissimo, tutto, 100%. Quando ho iniziato il mio percorso Zero Waste avevo detto basta, non compro più da catene fast fashion, tanta gente mi ha detto vabbè ma dai, per una volta, non è che se compri adesso un maglione finisce il mondo e tutto quanto. Per me finisce il mondo, sì, invece. Quindi se io decido di boicottare una catena, quindi di dire non vi do più un centesimo, nemmeno l'aria che respiro, significa che lo farò. Quindi non è che dirò, ah non compro più da H&M però poi vado da Zara, non funziona così. Cioè se sei contro le catene fast fashion, sei contro tutte le catene fast fashion, non solo contro H&M e Zara, solo perché sono le più famose che ti vengono in mente. Perché le catene fast fashion includono anche tanti brand di lusso, cioè anche quelli, non è che solo perché costano di più significa che sono etici da morire, ecco. Quindi io non compro più da più di un anno dalle catene fast fashion, sono molto felice di questa mia scelta, sono molto in pace con me stessa, quindi odio tutte le catene fast fashion e se qualcuno osa solo regalarmi qualcosa di qualche catena fast fashion sapendo le mie opinioni, mi incazzo. È successo a Natale, ho ricevuto maglioni di H&M dalla nonna di lui, però povera donna, è una nonnetta, è bellissima, è adorabile, è stata tipo l'unica della famiglia che mi ha fatto un regalo, quindi sì, ad apprezzabile. E il maglione oltretutto è molto bello, mi sono sentita molto una merda a dire oh mio Dio che bello questo maglione, però sì, lei è giustificabile. Quindi sì, sono contro tutto. Quindi io non compro più delle catene fast fashion, sono appunto molto felice della mia scelta, mi va bene così. Fa molto piacere che comunque ci sia sempre più gente che inizia ad essere a conoscenza e ad avere più coscienza riguardo alle catene fast fashion, quello che succede dietro, e a non appunto a cercare di non sostenerle più in qualsiasi modo, perché anche dire compro una volta all'anno da H&M è comunque meglio del andare ogni stagione, ogni saldo, ogni qualsiasi cosa e comprare le cose solo perché costano poco, ecco. Quindi questa è la primissima cosa che io ho boicottato nella vita e va bene così, sento molto bene. Seconda cosa, la Coca-Cola, raga, la Coca-Cola, bellissima, amore mio, no. Ok, allora, io ho boicottato Coca-Cola da qualche mese, non lo so, non mi ricordo, va bene, però so che la cosa che mi ha fatto più ancora odiare questa compagnia è quando il CEO della compagnia se ne è uscito fuori con il statement dove diceva noi non smetteremo di produrre bottiglie di plastica perché il consumatore ha bisogno delle bottiglie di plastica, perché non è comodo andare in giro per strada e bersi la lattina o bere dalla bottiglia di vetro o bla bla bla. Io quello che ho sentito è semplicemente voglio fare tanto cash, quindi continuerò a produrre le bottiglie di plastica perché il piccolo cucciolo consumatore ha bisogno di una bottiglia col tappo. Allora, primissima cosa, chi minchia va in giro con una bottiglia di Coca-Cola se la beve per strada? Perché secondo me sono tutte quelle
bevande che tu bevi al ristorante o in pizzeria perché ti va, o al fast food, ma chi è che va in giro d'estate e dice: "Oh, che sete, ho proprio voglia di una Coca-Cola"? Ma cosa? Ma poi oltretutto la Coca-Cola in vetro è molto più buona, ma cosa stiamo parlando? Quindi qualsiasi prodotto prodotto dalla Coca-Cola io non la compro più, quindi la Coca-Cola non si limita solo alla Coca-Cola, ovviamente ci sono tante altre bevande che la Coca-Cola possiede o comunque tanti altri brand, un po' come la Disney. La Disney si compra tutto, prossimamente si comprerà anche le nostre anime, stessa cosa la Coca-Cola. Quindi la Coca-Cola, oltre ad essere appunto un brand che veramente se ne frega del pianeta, ma veramente tantissimo, una cosa come per 3 anni di fila sono stati, hanno vinto un premio per il più inquinante dei brand. Bellissimo, stupendo, cioè da andarne proprio fieri. Bravi, complimenti, auguri. Quindi sì, la Coca-Cola io adesso quando vado nei ristoranti, perché c'è questa cosa che spesso nei fast food o comunque anche nei ristoranti hanno degli accordi, quindi se loro hanno la Coca-Cola significa che non hanno la Pepsi, un po' così, cioè tipo non hanno mai il nemico insieme, quindi se io vado da qualche parte e mi propongono solo la Coca-Cola non la prendo, cioè piuttosto mi prendo l'acqua, facciamo prima. Quindi sì, quindi quando dico che boicotto significa che non la bevo veramente più, se mi va di bere la Coca-Cola piuttosto mi compro la Pepsi. Ovviamente qua non sto a dire che la Coca-Cola è il colosso supremo, il male del mondo e basta, tutte le altre compagnie sono cici coco, non sto dicendo questo, semplicemente gli altri brand, cioè sì, c'è l'inquinamento dietro a qualsiasi cosa prodotta, pure dietro alla zucchina nel nostro giardino c'è dell'inquinamento, va bene. Sto esagerando, sto scherzando prima che mi arrivi qualcuno a dire semplicemente quelli della Coca-Cola sono dei clown, fine, cioè nel senso che te ne esci fuori con quando si parla di cambiamento climatico e stiamo cercando di lottare tutti contro questa cosa di cui la plastica è una delle ragioni, magari non la ragione suprema, ma comunque una delle ragioni, uno dei problemi, tu mi dici non me ne frega niente, io voglio comunque continuare a fare le bottiglie di plastica. Ok, va bene. La prossima cosa sono tutti quei prodotti che testano sugli animali. Ovviamente, vabbè, vi sorprende, non vi sorprende per niente perché ormai è un anno che faccio una testa così sui prodotti che vengono testati. Anche la Coca-Cola testa sugli animali. Flash news! Ecco, quindi ci sono, state attenti perché ci sono tantissimi prodotti, ci sono tantissimi brand anche di alimenti che testano sugli animali, anche i detersivi, anche i prodotti per la pulizia, anche quelli testano sugli animali, non sono solo la cosmesi, la skincare, quindi non sono stronze le persone che si truccano, sono pure stronzi quelli che puliscono la casa. No, quindi per esempio, io per esempio i detersivi non li compro più da un bel po', compro solo le capsulette per la lavastoviglie, però compro di un brand naturale, io giustamente non testato, ma è fatto oltretutto naturale, quindi non ci sono schifezze dentro che finiscono nelle acque, e la stessa cosa per la lavatrice. Per la lavatrice le volte faccio io il detersivo, altre volte compro un brand naturale che appunto si vende qua. So che da quel punto di vista, rispetto alla cosmesi, al make-up, è molto più difficile trovare dei prodotti tipo per la pulizia della casa o cose simili non testati rispetto al make-up e la skincare. Quindi sul make-up e la skincare poi non avete scuse, non esiste. Però comunque non è impossibile, si trova sempre la soluzione, sempre. Quindi io, tutti quei brand che testano, giustamente, non vedranno niente, niente, neanche un mio cappello non vedranno, ok? Va bene. E per restare in tema di questo argomento, quindi tutte le compagnie che testano sugli animali, voglio parlarvi di due compagnie che giustamente in uno il boicottaggio ha funzionato e nell'altro. Ok, va bene, faccio gli esempi, faccio prima, ok, perfetto. Per collegarmi appunto al testing sugli animali, parlerò di due brand vegan che non testano, quindi voi direte: ma che cacchio c'entra? Ecco. Allora, parliamo di Kat Von D. Quindi parliamo di Kat Von D, credo che tutti conosciate Kat Von D, conosciate il suo brand in realtà non testa, è un brand vegan che non testa sugli animali, anche lei è vegana e non testa sugli animali. Quindi il suo brand fin da subito ha detto: "Oh mio Dio, che bello, un brand vegano, un brand che non testa, che ha un sacco di colori per i fondotinta, anche per me che sono un muro". Insomma, bellissimo, stupendo, no? Vero. Cosa è successo? Che Kat Von D, quando è rimasta incinta, se ne è uscita fuori con il fatto che lei non farà vaccinare suo figlio, quindi è uscita fuori come anti-vax.
Vabbè, ci siamo capiti. Quindi tantissime persone hanno boicottato il suo brand. Ci sono opinioni contrastanti sul boicottare i brand, ok? Me lo sono sentita dire anch'io, tante volte la gente mi dice sì, però tu che boicotti i brand, stai togliendo soldi ai lavoratori! Allora, prima di tutto, boicottare i brand fast fashion, avete mai sentito parlare dei lavoratori? Avete mai visto le condizioni in cui lavorano e quanto effettivamente sono pagati? I brand fast fashion devono darsi una svegliata, iniziare a pagare i propri lavoratori. Quando voi avrete delle condizioni umane per quelle persone, io potrò continuare a supportarvi, però finché non lo fate, no. Stessa cosa per il make-up. Da una parte sei tipo contrastata, sei tipo in un sentimento di contrasto. Contrastante? Vabbè. Perché sei tipo, è un brand vegano, quindi è con le mie, cioè va insieme ai miei valori. Anche lei per prima è vegana, quindi sei tipo pazzesco. Però poi sei tipo, se ne esci fuori con una dichiarazione del genere, no, non è bello. So che tanta gente parla di dividere l'opera dal autore. Un po', sai, aspetta, anche nella letteratura succede tanto così, letteratura, cinema, che magari tanta gente ha boicottato certi film per via di registi che hanno fatto cose non belle, stessa cosa per i libri, insomma, ci siamo capiti. Però alle volte, purtroppo, per lanciare un messaggio si deve arrivare a queste cose. Quindi il fatto che lei abbia un brand che non testa, che è vegano, stupendo, meraviglioso, adoro. Però quando tu te ne esci fuori con una cosa del genere, essendo una public figure comunque e avendo un sacco di following, no, non lo accetto, nel 2020 non lo accetto, vabbè l'aveva detto quasi nel 2018, 2019, non mi ricordo, 2018 forse, perché c'è troppa ignoranza nel mondo e la gente che ha un certo potere sui social, quando se ne escono fuori con queste scastronate, alimentano ancora di più l'ignoranza. Quindi ecco perché avevo detto no, Kat Von D, no. Quindi alla fine ho smesso di comprare i suoi prodotti. Io prima compravo il suo eyeliner più che altro perché mi piaceva tantissimo e credo di aver provato il rossetto una volta. I suoi prodotti sono molto validi, sono molto belli. Cos'è successo? Che il boicottaggio in questo caso è servito a tanto. Il suo brand infatti stava avendo difficoltà, tantissimi brand erano in sconto, tantissimi brand li trovavi tipo da GT Max, che tipo è la cosa peggiore dove un brand famoso possa arrivare. E niente, quindi il boicottaggio ha funzionato. Quindi cosa è successo? Che lei si è tirata fuori dal brand, o l'hanno costretta o lei si è tirata fuori di sua spontanea volontà, non lo so, però hanno capito che effettivamente finché lei sarà a capo di questo brand, il brand non avrà futuro, perché tanta gente l'ha boicottata per questo motivo. Poi giustamente c'aveva quelli che erano d'accordo con lei, con l'antivax, giustamente, sì, beh, bravissima, complimenti. E giustamente magari hanno continuato a supportarla, quindi lei adesso si è tirata fuori dal brand e quindi tantissima gente sta ripensando, sta rivalutando l'idea di tornare a utilizzare i suoi prodotti, proprio perché lei adesso è fuori. Non siamo ancora certi se lei avrà soldi da tutte le cose che ci succederanno o se ha venduto il brand del tutto. Dicono che abbia venduto il brand del tutto, però insomma, fidarsi bene, non fidarsi meglio, ecco. Però comunque questo è un incentivo in più a dire ok, adesso mi metto a utilizzare i suoi prodotti, che almeno sono vegan, sono cruelty free e sono tutti contenti, no? Quindi questo è per farvi un esempio di come i boicottaggi alle volte funzionano e spero che un giorno succeda anche con H&M. Povera H&M, la nomino sempre, però in realtà ci sono tanti altri brand che sono pure peggio. No, H&M forse è peggio. Però Forever 21 sta fallendo. Allora, niente, quindi adesso passiamo all'altro brand vegan e cruelty free, che è Jeffree Star. Allora, io Jeffree Star lo adoro. Adoro lui, adoro i suoi prodotti sono stupendi e meravigliosi, adoro tutto, cioè, ok? Cosa è successo? È successo che sono in un momento di rivalutazione delle cose in cui credo, nel senso che io credo in certe cose, quindi ho i miei valori del tipo sono vegetariana, quindi non compro cose testate, non compro prodotti animali, non compro... prodotti testati, non compro prodotti di moda dove sono stati sfruttati degli animali, tipo cose in pelle o le pellicce, blah, che schifo. Quindi, cosa è successo? Che Jeffree Star ha un brand vegano e cruelty free. Se non avete mai utilizzato i suoi prodotti, come ho già detto, sono fantastici. Credo sia arrivato in Italia, tipo l'anno scorso, una cosa simile.
Quindi giustamente io apprezzo tantissimo, quando sono passata al Zero Waste, ho conosciuto, cioè Jeffree Star lo conoscevo già da tempo, però quando sono passata al Zero Waste ho detto, ah, che bello, Jeffree Star è già vegano, già cruelty free, pazzesco, meraviglioso. Giustamente lui come persona non è vegano, quindi mangia la carne, ha un brand vegano principalmente per includere tutti, il che io lo apprezzo, non è che tutti quelli che hanno un brand vegani o non testati devono per forza essere vegetariani o essere vegani per fare un brand del genere. Ovvio che nel caso di Kat Von D era bello perché giustamente i suoi valori sono stati trasmessi al suo brand, però giustamente anche Jeffree Star che fa un brand vegan e cruelty free lo apprezzo tanto perché ha pensato a quelle persone che vogliono comprare solo prodotti del genere. Ovvio che è una scelta di marketing, tutta una scelta di marketing, ma si tratta di consumismo, però allo stesso tempo è comunque apprezzabile perché tantissimi altri brand potrebbero farlo e non lo fanno. Per esempio, L'Oreal è uno dei brand più famosi, brand più utilizzato al mondo, ma testa sugli animali, quindi tanta gente ha boicottato L'Oreal quando sono passate al cruelty free. E questa è una perdita per il brand, quindi se loro volessero potrebbero diventare, non dico vegan, ma potrebbero diventare cruelty free, solo che decidono di volere più cash dalla Cina, quindi niente, vabbè. Quindi cosa è successo con Jeffree Star? Qual è stato il mio problema? Il mio problema è che ultimamente se ne è uscito fuori con certe uscite tristi, del tipo in uno dei video avevo una pelliccia rosa, bellissima. Allora, a me piacciono tantissimo le pellicce finte. Siamo chiari fin da subito, mi piacciono tanto i pellicciotti, okay? Sono bellissimi, soprattutto sono di quei colori tipo sparafasciati, adoro tantissimo. Aveva questo pellicciotto rosa bellissimo, stupendo, e tipo aveva detto, ah, questo è il mio nuovo pellicciotto, guardate, anche io ho un pellicciotto molto finto, questo è il mio nuovo pellicciotto di Gucci, Gucci ha iniziato a non fare più le pellicce vere, e l'aveva detto in una maniera quasi tipo come dire che palle, e non avevo apprezzato molto con l'uscita, ero tipo, bitch, le pellicciotti finti sono ancora più belli, sono ancora più morbidi. Perché? Vabbè. Quindi vabbè, non ci avevo fatto troppo caso. Poi ultimamente ha iniziato a mettere un sacco di foto su Instagram, con il suo mega pellicciotto che aveva in mezzo alla neve, con queste foto mega extra come il suo stile. E tanta gente appunto dopo ha fatto delle ricerche, ha trovato che questo pellicciotto che lo aveva addosso era fatto di visone, che è un po' il classico, la classica pelliccia che fa. Jeffree Star, cioè nel senso, non lo so, mi piace, so che lui è sempre extra, che fa sempre vedere le cose che possiede, quindi le sue borse, le cose che indossa, eccetera. E mi va bene perché alla fine, ok, sei ricco, spendi i tuoi soldi come ti pare, ma quando si tratta di pellicce purtroppo non riesco ad andare oltre. Pure se mia mamma si comprasse una pelliccia vera, forse non le parlerei per il resto della mia vita. È proprio una questione che mi dà fastidio che la gente non pensi a queste cose perché una cosa è dire ho bisogno di mangiare la carne perché per motivi X, un'altra cosa è dire mi compro una pelliccia vera. Quindi io non sopporto lo sfruttamento degli animali per la moda. Quindi che siano piume, che siano pellicce, che siano cose in pelle, qualsiasi cosa fatto per sfruttare gli animali per la cazzo di moda non mi va giù. Quindi ho unfollowato Jeffree dai social, purtroppo sono ancora un po' in una fase di rielaborazione della cosa. Non so se vorrò ancora sostenere il suo brand per questa cosa, perché mi va bene che tu non sia vegano, va bene così, non ovvio che se hai la pelliccia, sei coerente con le tue idee, nel senso che mangi carne, non te ne frega niente, però allo stesso tempo, seriamente serve? Cioè, seriamente ti serve la pelliccia vera? L'ultima cosa di cui voglio parlare è McDonald's, ma perché vi sorprendete? Dai, su via, dai, insomma, veramente vi sorprendete che non vado più da McDonald's? Allora, oltretutto, prima di tutto, McDonald's qua in Canada non ha neanche il panino vegetariano, è già là, tipo, tu non stai includendo me, stronza vegetariana, quindi io ti odio. Ma oltretutto, io McDonald's l'avevo già boicottato da un bel po'. Nel senso che nel 2010, lontano 2010, sono stata malissimo dopo aver mangiato da McDonald's. Dopo essere stata così male, avevo provato quasi disgusto ogni volta che vedevo McDonald's. Quindi per circa 4 anni io non ci sono più andata. Dal 2010 al 2014 non ci sono più andata. Poi, quando sono andata in Erasmus nel 2014, giustamente ogni tanto finivamo al McDonald's, come giusto, perché sei un poraccio, quindi McDonald's è la cosa più cheap che possa capitare per mangiare. Poi, quando sono venuta in Canada nel 2016, ogni tanto andavamo al McDonald's perché era l'unica cosa aperta alle 3 del mattino quando eravamo ubriachi. Sì, una bellissima immagine.
questa persona seria. Però dopo che ho smesso di studiare, dopo che ho smesso i miei studi, quindi 2017, praticamente fine 2017, non sono più andata veramente. Perché qua in Canada in ogni caso ci sono altri brand, c'è una catena di fast food canadese che esiste solo in Canada, che è buonissima, oltretutto hanno tipo 3 panini vegetariani diversi, sono buonissimi e i loro prodotti sono veramente buoni, cioè non sono stronzate. McDonald's invece è un grande colosso, quindi giustamente è un po' ovunque, i prodotti sono ovunque, quindi non voglio neanche pensare a quanto sfruttamento degli allevamenti ci sia, quanto sfruttamento delle terre ci sia, lasciamo proprio stare quel discorso. Però mi metto da ridere perché l'altro giorno sono andata sul loro sito e c'era la parte dell'ambiente e sostenibilità e tipo ho sputato il caffè perché ho detto mamma che state parlando proprio qui. Che niente, quindi sì, non vado da McDonald's, oltretutto da quando se ne sono usciti con le cannucce, hanno fatto il cambiamento delle cannucce da plastica a carta per poi lasciare tutto il resto, quindi tutte le altre scatole che sono praticamente carta plastificata, quindi non è neanche carta quella, e se ne parlava come se avessero fatto il miracolo della vita. Io ero tipo, ma in che senso? Ma seriamente adesso state lodando McDonald's, per aver cambiato delle cannucce, ma veramente, ma siamo seri? Quindi lì mi sono schizzata malissimo, però sì, cioè io da McDonald's non ci vado più, non ci metterò mai piede, piuttosto preferisco andare o nei piccoli ristoranti che mi fanno il panino vegetariano, o se proprio vado nella catena tipo canadese che appunto esiste solo qua, quindi sicuramente non c'è lo stesso impatto ambientale che c'ha McDonald's. E mi ricordo ancora in Nuova Zelanda la bellezza di andare in giro, fare chilometri e non vedere neanche un fast food. Io sogno un mondo del genere, sogno proprio, questo è il mio mondo perfetto. La Nuova Zelanda è tipo il mondo che vorrei, ecco. Quindi sì, questa è l'ultima cosa di cui volevo parlarvi. Ovviamente se andate da McDonald's, vi piace McDonald's, tutte quelle robe qua, va bene. Sono contro qualsiasi cosa McDonald's faccia, va bene, perfetto, perché sono i più ipocriti, soprattutto quando si mettono a fare i discorsi ambientalisti, ma non esiste proprio, non esiste proprio, da una catena del genere, proprio non esiste proprio. Niente, chiudo il video qua perché è lungo come al solito, niente, fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito mi sembra di essere stata molto cattiva in questo video, ma va bene lo stesso. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!